SpaceX questa volta arriva a Teramo per restituire alla città un importante spazio urbano, il mercato ortofrutticolo. In particolare gli spazi dell'ex pescheria e dell'ex macelleria, attraverso un processo che ha visto coinvolti giovani architetti e designer e giovani musicisti. The Lab sta formando 5 manager culturali. L'idea è di inserirci in questi spazi progettando tutte delle attività che possono essere fruite da tutta la cittadinanza teramana, soprattutto in ambito culturale. Ma lei viene tutti i giorni? Il processo di rigenerazione di questi spazi prevedeva anche di costruire un rapporto con la cittadinanza e con i commercianti. Quindi abbiamo optato per quello che abbiamo definito un processo di eventizzazione del cantiere. Quindi in una seconda fase poi abbiamo realizzato il nuovo allestimento dei due spazi. L'idea progettuale è stata quella di pensare e realizzare un'infrastruttura architettonica che fosse implementabile nel tempo, in modo da non creare uno spazio già costituito, ma un luogo capace di modificarsi nel tempo. È stato molto bello stare a contatto con il gruppo di lavoro degli architetti, che ha scaturito un sacco di riflessioni e di idee pure sul lavoro musicale che abbiamo svolto. E il lavoro che abbiamo fatto poi con gli altri è quello di scrivere ognuno delle composizioni inedite e cercare di riarrangiarle per tutto l'organico, con l'accordo degli altri e con l'accordo anche del maestro Melozzi, dare questo contributo testuale alla musica utilizzando il dialetto. Cioè è come se la variante dialettica caratteristica del territorio accompagnasse con la propria voce la rinascita di questi spazi culturali. Siamo certi che oggi stiamo mettendo un seme che sta per germogliare. E oggi riempiamo questi spazi dove si scrive, grazie a voi, un pezzo di futuro della nostra città. Le residenze artistiche sono veramente un modo di far rinascere certi posti.